tutti e bentornati su Istantanea, il blog che si occupa di fotografia. Oggi voglio presentarvi un libro che per me è importantissimo. Si tratta di Lo specchio vuoto, fotografia, identità e memoria di Ferdinando Scianna. Questo saggio è un piccolo volumetto di un centinaio di pagine, edito da Editori La Terza, facilmente acquistabile in libreria. Potete andare sul sito di Editori La Terza, potete provare a cercarlo nelle vostre biblioteche. È comunque un saggio importantissimo che io consiglio a tutti quanti di leggerlo, proprio perché un saggio in questo caso qua non è assolutamente fornito di fotografie, ma è solamente una lunga e attenta e saggia riflessione di Ferdinando Scianna sulla percezione che ognuno di noi ha del proprio io nella fotografia. Quando veniamo ritratti in una fotografia tendiamo a non sentirci rappresentati correttamente, non ci troviamo belli o comunque c'è qualcosa nella foto che troviamo di alieno. Ma di fatto non può essere la foto che ci rappresenta male, poiché la macchina fotografica, essendo un oggetto neutro, ci rappresenta esattamente così come siamo. Il vero problema, quello che veramente fa nascere in noi quella percezione errata, è quello che noi pensiamo sia la nostra immagine, il nostro io, e quindi non vedendo quell'immagine creata dalla nostra mente, quella che noi pensiamo di trasmettere, non vedendo la risultante dalla fotografia che osserviamo, troviamo appunto questo senso di distacco dalla fotografia. Ed è per questo che lui chiama questo libro e appunto definisce la fotografia dell'autoritratto uno specchio vuoto, perché ci rappresenta nella nostra immagine, ma non ci autorappresenta in quello che noi pensiamo di avere come immagine all'esterno. È un interessantissimo argomento che Scianna approfondisce in maniera magistrale. Quindi io consiglio a tutti quanti di leggere questo libro, in realtà io l'ho letto due volte perché è fantastico, e inoltre diciamo che non si occupa solamente di questo, ha anche dei capitoli che magari si occupano ad esempio del fatto di come la fotografia non rappresenti la memoria nel senso del racconto del fatto in sé, cioè la fotografia di noi da piccoli con i nostri genitori facciamo un picnic, non rappresenta quello nella nostra mente, ma appunto la nostra mente richiede alla fotografia di rappresentare un ricordo come noi lo ricordiamo. Quindi quell'immagine che noi abbiamo del ricordo del picnic che facevamo con i nostri genitori quando eravamo piccoli al parco, ebbene quel ricordo là è quello che in qualche modo ricerchiamo nella fotografia che deve appunto riportarci indietro nel passato. Quindi noi ricerchiamo nella fotografia ciò che è più personale nella nostra fotografia, non il resoconto, ma la memoria, il ricordo che abbiamo noi. Questi sono tutti interessantissimi, chiamiamoli meccanismi mentali, che ci fanno rapportare con l'immagine che abbiamo di noi stessi o che abbiamo dei nostri ricordi. Insomma, c'è tanto da parlare. Scianna è un maestro, perché non solo è un grande maestro come fotografo, ma è una persona molto attenta, un intellettuale vero che sa anche parlare e raccontare di fotografia. Mi raccomando, non ve lo fate scappare. Ferdinando Scianna, Lo specchio vuoto, Editori La Terza. Ciao a tutti, da Simone, da Istantanea.